Salve a tutti ragazzi e bentornati su Rutto Sport. Allora, partita del Milan è all'inizio molto molto in salita, ma non per la difficoltà perché la squadra comunque c'è stata, cioè il Milan ha dominato anche con i panchinari con Venezia, però una volta Balotelli non è riuscito con un tiro a buttarla dentro perché gliel'hanno parata, ma poi comunque non c'era nessuno dentro, Rebic ha mancato la testa, ma quel povero uomo non può fare tutto lui, scusatemi. Comunque che ci sta di più? Magari c'è qualche recriminazione su Beko, cioè, sto dicendo, su, per qualche piccola leggerezza difensiva, ma per il resto anche i panchinari hanno funzionato con la squadra, non posso dirgli nulla alla fine. Abbiamo vinto grazie ai cambi? Sì, ma perché i titolari è ovvio che sono più forti. Poi sinceramente sto Venezia non ha giocato così male, cioè per essere una squadra appena promossa se l'è giocata non alla pari, ma se l'è giocata contro di noi comunque. Complimenti anche a loro. E hanno parecchi giocatori tipo... Come, non mi ricordo i nomi, però ne ho visti alcuni veramente interessanti. Paolè, prendessi da loro magari quest'estate, perché non lo so, mi piacciono, stuzzicano, in prestito ovviamente, perché non posso giocare titolari. Bene, ban, ciancio alle bande, andiamo subito ai voti. Magic Mike, 6 e mezzo. Qualche parata buona, infilare con super punizione, sei grande. Gigio, non giochi più, eh? Non ti sentiamo? Punzecchiatore. Il mio secondo nome, ragazzi, è Punzecchiatore, ricordatelo, Matteo Punzecchiatore dell'IA. Poi, coppia centrale, la titolo, cioè quella di inizio partita, Gabbia Romagnoli. Romagnoli, 6 e mezzo anche lui. Gabbia, ti devo dare 7, veramente sei stato bravissimo, Matteo. Veramente sei è il Venezia, ma bravo, bravo, bravo. Tomori, 6, non sei andato bene, non hai potuto fare neanche bravo Ficaio, anche tu. Poi, Ballo Touré. Volevo darti 5 e mezzo, il voto sale a 6 perché comunque anche tu ti sei impegnato. Complimenti alla dirigenza. Invece Theo Hernandez, che non è come Theo Hernandez, però è già all'altezza, cioè è veloce, si propone. Siamo stati un po' sfortunati nel primo tempo, tranquillo. Poi allora l'altro, Kalulu. E Kalulu pure tu, Pierre. Ti sei mangiato certe occasioni, però anche tu, scusate se i pantaloni mi hanno. Comunque, complimenti anche tu, Pierre. Veramente bravo. Stai crescendo molto. Bennacer. Per l'assist, per l'azione finale che fa portare all'assist di Theo e al gol di Ibrahim dell'1-0, 6. Però Ismael ci vuole ancora tanto per ritornare alla forma di prima, eh. Tonali, 7,5. Grande Sandro, cioè, sei passato ad essere dalla mia ragazza Sandra Tonali a essere finalmente maschio. Complimenti, si sono spuntati piselli e palle in 2 mesi. Complimenti. Ora continua a farteli crescere. Dicevamo, poi che ci sta. Aspetta, poi allora centrocampo, vabbè dai, alla fine che sì, Laie ha collaborato con un piccolo passaggio all'azione di Selemakers che poi porta al gol del 2-0 di Teo, però un 6 normale, va, 6 meno perché eri presente, ma fino a un certo punto, ma è stato poco tempo. Selemakers, Florenzi, come ho detto, ci prende, no, non l'ho detto, beh, Florenzi, ho detto di abbassare il voto 4 e mezzo, caro Alessandro, bello de nonna, che dovevo da far con te? Tu, con un tiro di testa che il portiere ti ha parato, hai dimostrato che potevi fare di più. Tu non sei fuori forma, caro mio, sei solo un po' svogliato. So riconoscere quelli che sono fuori forma da quelli svogliati, bello mio. Non più bello di nonna. Andiamo avanti. Selemakers è entrato, voto 7, grandissimo. 7 meno, va. Grandissimo, Alexis. Grandissimo. Per 5 minuti con i bravi avversari sembravi Ronaldo, il fenomeno. Leao, 7,5. Grande Rafael, veramente sta crescendo in maniera esponenziale, cazzo. Così potremmo non rimpiangere più Auge, che per me sia ancora un colpo al cuore. Vabbè, andiamo avanti. Allora, Rebic, 6. Ante, non puoi fare tutto tu. Non preoccuparti, stavolta capita. Pellegri, senza voto, ma si vede che cerchi di... Meriti più spazio. Meriti più spazio, ragazzo. Comunque... Brahim Diaz, il migliore della partita, secondo me, voto 8. Grande Brahim, non per il gol, per la tenacia, per il tuo talento, per tutto. Grande Diaz, numero Diaz, Brahim Diaz, ecco chi sei. Vabbè, che ci stai, gli altri panchinari, vabbè, non tutti. Pioli, 6 e mezzo. Non è stata colpa tua, tu l'hai messa bene la squadra. Loro un po' la passavano non tanto bene, un po' ci dispregate. Hai fatto perdere al mio cameraman una bolletta. 4-0 ci hanno giocato, i mortacci vostri. Se questo 2-0, se Florenzi, bello de nonna, la buttava dentro, e il caro, come si chiama, non Rebic, sempre
Sempre Florenzi la buttava col piede dentro a quell'occasione davanti al portiere quando Ballo Touré, cioè non dico Leao ha fatto quel tiro dove Ballo era troppo dietro, però Florenzi la poteva pigliare davanti al portiere, quel tiro laterale di sinistra, poteva vincerla la bolletta. Certo, il PSG ha fatto una cagata in quella, però se ne frega più francesi di merda. E vabbè, per il resto il video, ragazzi, è finito. Speriamo di andare avanti. Sempre forza Milan, dai. Namo.